Ragazzi, questo è Epic e bentornati nel 14esimo episodio della serie Voltro di Dead Rising 3. Nell'episodio precedente, dopo aver preso Diego dal museo, quel pazzo stava giocando con le astronavi, siamo tornati all'aeroplano e adesso mancano dei pezzi che Ronda deve trovare. Ma prima dobbiamo fare qualcosa di decisamente figo. Ok ragazzi, lo ammetto, mi sento particolarmente illuminato in questo momento grazie a questa lampada che mi fa splendere come il sole. Comunque, mi avete detto in tantissimi nell'episodio precedente, ragazzi, che ha raggiunto oltre 10.000 like ogni volta, supportate questa serie come dei pazzi, quindi continuate così, di andare a tutti i costi nella palestra di yoga per fare la missione dello psicopatico, sì, quella. Se lo dite, immagino perché sia qualcosa di veramente figo, e me lo auguro, sinceramente. Quindi, intanto, però, vediamo che ci sono i maledetti militari che hanno messo il solito posto di blocco del cavolo, ma speriamo vi muoriate tutti, stronzi. Perché gli zombie non vanno addosso ai militari, ma aspettano che arrivi io? Ma non ha senso. Comunque, sinceramente, mi auguro che una volta terminata la missione di lo yoga, Ronda abbia, diciamo, ispezionato tutti i negozi che vendono i pezzi dell'aeroplano e si possa fare una cavolo di costruzione finale. Esplode ogni cosa, qui. Ogni volta che scendo dalla macchina, avendo la testa questa qua, mi ci mette una schermata nera di 2 secondi. Ma cavolo, sono veramente devastanti in questo momento. Peccato che l'accetta duri poco. Avete detto un etto e mezzo di zombie alla griglia? Aspettate che ve lo taglio e poi si cuoce. Dove sta la palestra? Dove sta? 200 metri. Ma sempre dall'altro lato. Boom, schermata nera, ovviamente. Riuscirò a saltare una volta qua? Con tutta la velocità possibile e immaginabile? Oddio, ce l'ho fatta. La prima volta che riesco. Però qui c'è il coso, cavolo. C'è il posto di blocco di sti maledetti. Ma la palestra è questa. Quindi siamo arrivati, esplosione nucleare, diventa di nuovo lo schermo nero. Ci siamo ragazzi, 17 metri. No, dove diavolo è? Da dove entro io? È al piano di sopra, com'è che si arriva al piano di sopra? Ovviamente con le scale, Step. Che domande stupide che ti fai, eh? È ovvio che si arriva con le scale. Banane! Nuova missione psicopatico, vagamente utile. Ci sono i manubri da ginnastica per terra, ok. Vediamo che cosa ci aspetta oggi, spero qualcosa di divertente. Un mega palestrato. Così si fa. Ora, ragazza. Sei incredibile, Jerry. Cosa? Mi scusi, Jerry. Qui non è sicuro. Ehi, signore. È una ragazza pompatissima. Che cosa hai detto? Signore, la chi... Oddio, che bombe! Oddio, le bombe d'acciaio! Sono Jerry, con due I. Sto per vincere il meritatissimo trofeo di Miss California Gigante. What the fuck? Nessuno me lo impedirà. Mi hai capito bene, vero? Signora, forse lo hanno annullato perché là fuori c'è un'invasione di zombie. Dio, che bella che sei. Lo sai? Tu, vincitrice. Sa, lei è davvero gigante, signore. Non signore! Signora, non signore! Non mi batterai mai! Io sono Miss California Gigante! Eccoci, ora mettere le manubri. Cosa? No, ragazzi. Ah, oh, sconfiggi Jerry, ok. Sconfiggiamola. Cosa sta facendo? Oddio! Rotea su se stessa e tira i manubri. Vabbè, io tiro le accette, che cos'è peggio? Non può sconfiggermi, stavolta basta schivarle ste cose. Oh, ma rotola però! Cosa? Stai scherzando? No, vabbè, ragazzi, spero ci sia del cibo. Dubito in una palestra con dei palestrati ci sia del cibo. Signora, venga qua, con calma, non si arrabbi. Mi sta uccidendo, ragazzi, no, devo prenderle da mangiare per forza. Cibo, c'è qualcosa? C'è qualcosa per terra, una bottiglia di... Non ho letto, sembra latte, vabbè. Noi prendiamolo, comunque. Lanciasce, riprendilo, è buono. Il pisellone e l'arma giusta contro di lei. Spaccagliela in faccia. Boom, vado a scendere la sua vita. Boom. Boom, un ragazzo di voi ha scritto Step, usa il green screen per giocare ma non coprire niente una fotocamera. Ragazzi, la mia stanza non è proprio nelle migliori disposizioni per usare il green screen, purtroppo. Oh, è potente sta Jerry però, che cavolo, perché non mi danno mai di fare la mossa? Oddio, ma dove li prendi i pesi? Se quel bilanciere è lo stesso all'inizio. Oh, un po' di danno lo prende, ma come fa una pistola d'acqua a far danno? Sinceramente non lo capisco. Oh, si è incazzata. Vuol dire che manca poco a ucciderla, in realtà mancano ancora tipo 10 pezzettini di vita, 10 quadratini. Però ora mi tira i manubri. Attento. La tira i manubri è pericolosa, che ti ricolti stordisce e poi ti salta addosso. Così come ha fatto adesso. Non mi deve prendere. No. Congela il pisello in faccia. Notare che il pisellone ha 88 colpi disponibili. Il caso a volte. Stronza del merda. Non ammetto niente se non la tua fottutissima morte. E devi morire il prima possibile, che mi hai già stufato. Come on, eh? Vieni Jerry, vieni che ti distruggo. Ti sconfiggerò con la tua stessa robaccia che usate qui, queste lance. Eccoci.
Altri danni. Ti prego, devi mangiare, se no muori, muori, Step, muori, muori. Il manubrio per fare pesi sta per arrivare dritto sulla tua faccia, stronza. Vuoi giocare a palla, stronza? Beccatela in faccia. Beccatela in faccia. No, mi sta picchiando lei. Blocco da yoga. Top. Vuoi un po' di musica addosso? Beccati dei CD. Lo stereo? Basta, ragazzi, facciamo sul serio, sono stufato. Due cuori rimasti, dai, che la sfondiamo. Manca davvero poco. Lì c'è pure dell'acqua per terra in caso mi servisse per riprendere energia. Uno. E vabbè, dai, la finiamo a colpi di mazza. No, che cazzo? Cos'è sta mossa? Perché spara così adesso? Perché spara in questo modo, ragazzi? Vabbè, non importa. L'importante è che funzioni. Si è rotto. Si è rotta la mia super arma. Ti ucciderò con la pistola acqua. L'ho uccisa con la pistola acqua. Non so come, ma ci siamo riusciti. Va bene? Sì, sì, cara. Sei morta. Tu sei meritevole. Grazie, lo apprezzo. Sei unica. Sono un ragazzo, però vabbè. Tu meriti la felicità. Cosa sta facendo? Perché? Perché i superstiti devono uccidersi tutti, anche se sono psicopatici? Non ha senso. Ma cosa fa? Perché, ragazzi, questa scena non ha senso? Questa missione non ha senso, mi ando a piangere. Dai, aumentiamoci la vita con i 3 punti a disposizione, così siamo più potenti. Ora non ho più la mia super arma, ragazzi, vi rendete conto? Il pisellone magico della leggenda se n'è andato. Nessuno mette il dubbio che il top da yoga sia figo, ma un po' stona con questa maschera, eh. Ho sempre desiderato essere un supereroe che salva orsacchiotti. Fate finta che la parte degli orsacchiotti non sia vera. Ne noto con gran piacere che Ronda ancora non è riuscita a scoprire un cavolo su quello che dobbiamo fare per i pezzi dell'aereo. Quindi io devo vagare nel niente a caso o aspettare che Ronda scopra cosa fare? Tan 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 tan. Facciamo così, nel dubbio io vado verso casa di Ronda. Poi vedremo cosa succede. La casa di Ronda sarebbe il nostro rifugio. Sì, finora ho fatto il finto tassista, ma adesso ho la macchina da tassista vera e propria. Ragazzi, siete pronti per un giro che vi ricorderete per tutto il resto della vostra vita? Siamo qua a far danni mentre aspettiamo che Ronda faccia il suo sporco dovere. No, esplode pure il taxi, e che palle. Oh, ha finito di fare Ronda, non ci credo. Noi siamo già a casa, cioè, ragazzi, questo è un segno del destino, eh. Eccomi, Ronda, sto arrivando. Sono fogatissimo, ora voglio sapere tutto. Ciao, Diego. Allora, l'aereo rosa, perché l'aereo rosa non ha senso? Ciao. Ronda, no, gli ho rubato una bombola di propano, va bene. Capitolo 5 completato. Sì! Arco detonante, un nuovo schema, va bene. Quindi ora siamo al capitolo 6 praticamente. Dopo il capitolo 7 cosa ci sarà? L'hangar, ok. Allora è pronto? È pronto cosa? Ci servono ancora quei pezzi. Oh merda, dobbiamo andarcene. Senti, la buona notizia è che ho trovato una lettera di quel ricco collezionista di Sunset Hills. Quello fissato con gli aerei. Dice lui ha dei pezzi? Bene, si vanno a prendere. E li vuole donare. Perché non gli diamo una mano? Ci sto, a me va bene. Ehi, niente paura. Sta bene ora. Diego. Non sembra stare benissimo, sinceramente. Però vabbè. Da sola non riesco. Già. Ok, quindi immagino mi abbia dato la lista. Raggiungi la casa del collezionista. Va bene. È a 1000 metri, tanto vero. Non mi mettono mai gli obiettivi dall'altra parte della città. Sempre avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Costruiamo sta granugola, gragnuola, gragnuola. Cosa fa la gragnuola? Oh, porca trottola. Ragazzi, sembra veramente figa sta granugola. Guardate, guardate, bounce. Oddio, uccide in un colpo. Ragazzi, posso montare il montacarichi insieme alla macchina dei fuochi d'artificio. Cioè, che figata. Che figata assurda. No, non mi dite che spara fuori d'artificio. No, non li spara. Peccato che non li spara. Eppure dietro il coso per i fuori d'artificio. Oddio, c'è il turbo. Con quadrato c'è il turbo. No, ragazzi, la macchina più epica della storia. Problemi con gli zombie? Guardate qua cosa c'ho io, eh. Lui di cani, la granugola con la macchina spaziale. Peccato che però non si possono sparare così. I missili, sarebbe stato troppo figo. Mi stanno bloccando. No. Stronzi, non mi avrete mai. No, no, la mia macchinina sta esplodendo, no. Addio. La cosa bella è che io vado totalmente allo sbaraglio. Senza armi, senza niente. Rubo i cartelli, quelli dei saldi, e picchio addosso gli zombie. Ovviamente la casa del collezionista non poteva che essere la zona più ricca di questo posto. Ci avrei scommesso. Prego, salta sta roba. No, è andato storto. Ragazzi, ci siamo, sono arrivato. Ce l'ho fatta, The Collector's House. È questa, sì, è questa. Aspetta, raccogliere, c'è qualcosa.
Pugno di fuoco, guantoni e... mi sa quella roba, quest'alcol qua, l'olio per motori. Speriamo che sia figo, sicuramente lo sarà. Così è ancora più figo. Vediamo un po' che cosa ci racconta il collezionista. E addirittura c'è un intruso e lui si chiude dentro con l'intruso. Ma è uno zombie quello davanti a lui? Sembra proprio uno zombie. No, non sembra uno zombie, saranno più zombie. La domanda è, se c'è qualcuno di vivo, perché doveva chiudersi dentro con gli zombie? Più che altro mi sa che l'allarme fa anche arrivare più mostri ancora in questo punto. E dove diavolo è l'allarme, cavolo? Da dove lo spengo? Ripulisci la stanza. Che cos'è questa missione? Aiuto! Ragazzi, mi stanno circondando. Beh, siamo rimasti solo io e dei cadaveri di zombie. E che devo fare ancora? Questi per terra sono vivi, questi schifosi. Guarda come si muovono allegramente. Tu stai facendo il... finto morto! Pure tu, beccato stronzetto. Ripulisci la stanza, fatto, disattiva l'allarme, ok. Eccolo qua. Ah, c'era un quadro nel mezzo. Vai. Disattivano, magari esce fuori il vero proprietario e mi dice, guarda, gli elicotteri sono qua, potete andarvene. Isolamento interrotto. Ma sono entrati lo stesso, nonostante l'isolamento. Dove saranno quei pezzi? Ragazzi, visto che sono molto figo con questo quadro, direi di terminare qua questo 14° episodio. Credo che i pezzi dell'aereo siano sparsi un po' per la casa, ma che non ci sia il vero e proprio collezionista, ma sia stato ucciso. Nel prossimo episodio, ragazzi, li andremo a prendere. Poi forse, visto che siamo al 7° capitolo, riusciremo a scappare una volta per... E ragazzi, ringrazio il video, mi raccomando, sostenete la serie, 10.000 like a questo episodio. Ci vediamo sul prossimo video, guarda, sempre tutto.